Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera natale con il Venezia qui su IA22. Questo vi ricordo che è il continuo dell'episodio scorso, dell'episodio uscito sabato, dove abbiamo iniziato a guardare un pochettino rosa, a iniziare tra l'altro anche a partecipare al torneo precampionato. Oggi vedremo due delle partite del precampionato giocate, una invece simulata, e in più inizieremo il calciomercato con alcuni giocatori già guardati assieme in live. Vi ricordo anche di seguirmi in live sulla piattaforma Viola, Mattex Unstable, anche lì per non perdervi assolutamente nulla. Questi episodi qui sono registrati in live. Per non perdervi nessun aggiornamento su quando sono in live, quando escono gli episodi e tutto quanto, abbiamo il gruppo Telegram, trovate qui il link in descrizione, e ovviamente anche il mio profilo Instagram, dove nelle storie metto sempre l'uscita del video, l'uscita della live, eccetera, eccetera. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, suggerimenti per il calciomercato, suggerimenti per qualsiasi cosa qui sotto, mi raccomando. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul canale. Vi lascio al video un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo, vi lascio al video. Ciao ragazzi. Bertinato, sono felice che abbia deciso di cedermi. Non mi sono mai trovato bene qui e credo che trasferirmi altrove sia la cosa migliore per tutti. Siamo d'accordo. E mister ha preso la sua decisione, anche se non sono rimasto un po' sorpreso nel senso che è stato interpellato prima. Mi sto guardando intorno. Sarà mister a nome di tutta la squadra e dove è venuto nella formazione Venezia. Ah, entusiasta per il futuro. Entusiasta per il futuro. Non vedo l'ora di raggiungere grandi traguardi insieme, ragazzi. Col Venezia, voglio davvero far bene, voglio davvero far bene, voglio provare a fare qualcosa di più rispetto magari a cosa ci si aspetta, ossia una non bassa classifica. L'idea per me è quella di poter arrivare, diciamo, decimo, diciamo tra i 12, tra 12esimo e 14esimo. Piccola parentesi che non so se metterò poi su YouTube, quindi se avete su YouTube, fortunati voi. Allora, secondo me il torneo precampionato va giocato per un semplice discorso: riesci a provare la squadra, riesci a vedere, secondo me, più nel dettaglio ciò che serve alla tua formazione, alla tua rosa. Perché magari c'è un giocatore che preferisci cedere, ad esempio, non so, io adesso sto portando in panchina Modulo, che abbiamo messo sul mercato, che meglio vorremmo mettere sul mercato, che probabilmente verrà ceduto. Io magari sto facendo la partita, decido di cambiare. Tolgo Ampadu e metto Modulo. Modulo mi fa una gran partita e lo tengo perché sta facendo bene. O ad esempio, secondo me un attaccante in più potenzialmente può anche non servire perché abbiamo Henry e Forte più Sigurdsson in più. Io magari adesso con Forte mi trovo bene, con Henry non mi trovo bene, allora dico potenzialmente può servire un attaccante in più. Io direi di giocarci la prima partita di questo FIFA 22. Sarà contro l'Arus. Noi scendiamo in campo con Lezzerini, Caldara, Ampadu, Mazzocchi e Aps in difesa. Svoboda, Busio, Vacca a centrocampo. Jonsson, Aramu e Henry davanti. A destra vedete la formazione dell'Arus. Ovviamente non ci sarà la grafica completa con le formazioni perché, essendo un torneo precampionato, fanno molto più veloce. Davanti hanno Mortensen, un giocatore che potrebbe essere anche interessante per il nostro Venezia. Vediamo, vediamo. Queste partite qua, ecco, sono anche utili ovviamente per osservare le altre squadre e dire magari, ma qualcosina che mi può piacere c'è. In questo episodio ci giocheremo probabilmente il girone del torneo precampionato. Credo di fare una o due partite giocate e l'altra simulata. Vediamo come gestircele. Andiamo in partita. Gioca partita. Jonsson. Le finte. Ancora Jonsson. Torna dietro da Aps. C'è Vacca libero. L'ha servito per Svoboda. Tiro alto col mancino. Ampadu. Mortensen è un giocatore che in Venezia potrebbe seguire. Attenzione però a Svoboda e Ampadu che si contrastano. Ovviamente i giocatori devono ancora prendere le misure con il Modulo con la squadra. Mazzocchi in pressione. Olsen, Kall, forse fuori gioco. L'arbitro non dice assolutamente nulla. Si riparte, cross al centro. Aps di testa. Riparte Jonsson. Thomas Henry. Vede lo scatto di Jonsson. L'ha servito Jonsson. La palla è per lui. Jonsson. Può andare. Jonsson. Deve fintare il destro. Questo è il primo gol di FIFA 22. Questo è il primo gol con la Venezia. Ed è un grandissimo gol di Jonsson. Palla perfetta di Thomas Henry. Poi Jonsson. Finta sul difensore. Destro e gol.
Busio di tacco, Svoboda. Henry, mi sta piacendo già molto la squadra Aps. Palla alla mano, non è affatto male. Jonsen, le finte, Jonsen può andare. Il cross verso Busio, Svoboda stoppa, si gira, Svoboda. Poi Busio col destro, fallo di mano, calcio di rigore. Azione prolungata del Venezia. Doppio tocco di mano, incredibile. E dal dischetto andrà Titi Henry. C'è Henry. Thomas! Henry! Sfata anche il mito dei rigori sbagliati con le squadre di Mr. Matrix. È 2-0 per il Venezia. Pacca. Deve allargare per Jonsen, lo fa Jonsen, però non ha uomini in mezzo. Jonsen le finte, allora va da solo. Poi aspetta, forse troppo, Vacca. Può darla a Busio, Svoboda, si gira. Palla per Busio! Che gol! 3-0. Venezia inizia a dilagare, grandissimo gol. Forse ultima azione di questa partita, ultima possibilità, Larus per segnare. Non c'è però più tempo, finisce 3-0. Per il Venezia, una tazzina di tè. A bere questa partita proprio. 3-0. Gran bella partita, gran bella partita. Allora, offerta per il trasferimento di Zigoni. E anche per Modolo. Il Copenaghen ci offre 800.000 per Modolo. Mentre lo Zulte Waregem ci offre 860.000 per Zigoni. Per Zigoni, cioè io andrei a trattare in realtà per tutte e due. Così diamo anche un'occhiata alle nuove scenette, bellino, di trasferimento. Bellino. Besseri un po'. Mi piace. Ma allora, io alzerei a 9,50, vediamo se... 8,60. Facciamo 9,20. 8,70. A 900 chiudiamo. Se no poi accetto cosa dicono. Per 900, dai. Troppo alta. No. Chiedere anche per 900 per modo. Allora. 900, avanza offerta. Siamo disposti a pagare 900.000. Io non riesco a capire le risultanze dei, dei rappresentanti. 900.000 per Modolo dal Copenaghen. Ottimo. Ottimo così. Altre due offerte per Bertinato. 370.000 che accetto dal Nordsjælland. E offerta di 860.000 dal Midtjylland. Però appunto, vedete, noi possiamo chiedere fino a 930. Quindi 900 secondo me non era una tragedia, ecco. Allora, rinegozio, io chiederei 9,20. 8,70. Chiudiamo 900? 860 con la clausola all'1%. 8,90, no dai. Ma secondo me 900 possiamo chiudere, ragazzi. 900 è troppo alto per Zigoni. Forse perché è in scadenza, forse perché è in scadenza, è venuto il dubbio. Andrei a simulare la seconda partita del torneo precampionato. Simulazione veloce, così ci togliamo il pensiero, speriamo in una vittoria, un pareggio, 1-1. Gol di Forte, non è male, non è male. Lucerna vince 3-0, quindi ci giochiamo la qualificazione proprio con Lucerna. Modolo venduto, ragazzi, entrano 625.000 per il mercato. Ci serve ovviamente un difensore, ragazzi. Tra l'altro io andrei sui, facciamo così, abbiamo quasi 6 milioni più o meno. Aspetterei ovviamente resoconti che arriveranno ovviamente il primo. Ceccaroni vuole essere il nostro sostituto in difesa, vediamo. Resoconto su un po' di giocatori e Bertinato venduto. Beh, Aramu va rinnovato, ragazzi. Aramu va rinnovato. Rinnovo del contratto, tra l'altro, ecco, prima animazione di un rinnovo del contratto.
Bellino. Che dite? Lieto di vederci. Ruolo squadra. Vediamo se accetta importante. Cruciale, va bene. Prolungamento di 2 anni. Io farei anche 3. Ramo accetta. Niente clausola. Stipendio. Lui adesso prende 15.000. Gli offrirei 17. 18. 18, dai, 18. Meno stato composito. Sembra un'offerta equa, bene. Ramo accetta, Ramo rinnova. Il girone al momento ci vede primi con 4 punti assieme proprio a Lucerna, che andiamo ad affrontare adesso con la formazione medesima di prima. Abbiamo Henry, Aramu, Jonsen davanti, Vacca, Busio, Svoboda a centrocampo, Aps, Ampadu, Caldara, Mazzocchi in difesa, De Zerini ovviamente in porta. A destra vedete la formazione del Lucerna. Noi andiamo in partita tra poco. No, attenzione, l'errore. Schupf regala il gol a Caldara. 1-0 per il Lucerna. Primo gol subito di questa carriera. Palla sulla sinistra, Svoboda a chiudere. La palla resta lì, attenzione. Ampadu, Lezzerini e gol di Sorgic. 2-0. Brutta partita contro Lucerna. Iniziamo a far fatica. Cross in mezzo, attenzione, Andiaye. Il cross, Schnegg chiude di testa. Forte stop, può far ripartire per un'ultima azione il Venezia. Vede Aramu, lo serve. Fresco di rinnovo, Aramu potrebbe regalarci una gioia, un gol, un cross giusto. Non lo fa però, Friedek chiude e probabilmente finisce qui la partita. 0-2. Il Lucerna ci batte e ci batte bene, perché tra l'altro tifoso lì a caricare gli altri. Finisce qui 0-2. Brutta partita del nostro Venezia. Offerta di prestito per Bjarkason dal Tondela. Io però delegherei per un prestito normale di 1 anno. Vediamo cosa se ne può fare. Allora, reso conto su Blanco, che è un 71. Buon CC, costa già un pochettino. Pablo Gavi, un 66. Anche lui costicchia, ma non troppissimo. E poi su Turam, gran bel giocatore però. E già mi sa troppo per il nostro Venezia. Ragazzi, ci serve decisamente un difensore. Prima comunque di prenderne altri, io andrei su un giocatore che può far bene secondo me con la nostra Venezia. Secondo me è anche abbastanza realistico. Tra l'altro sto aspettando il resoconto su Riccardo Ferreira, che potrebbe essere molto molto importante come acquisto. Volevo tentare Andrea Carboni, un giocatore che vale tra i 4 e i 5 milioni. Secondo me potrebbe essere un buon giocatore. Allora, offerta del cartellino, gli offrirei 2,8. Siamo bassi. 2,8 con la clausola al 2. Cioè, se lo portiamo via così a 2,8. Cioè, domanda, no? Se io faccio lo stronzo e vado su 2,5, me lo date? 2,950. 2,6. 2,6 lo portiamo via, 2,950 ancora. 2,7. Che poi voi direte, quanto sei tirchio? Purtroppo sì. Dai, 2,750 e chiudiamo. Più che altro perché avendo una squadra con poco budget, 2,8 alla fine si chiude. Avendo una squadra con poco budget, dovremmo per forza limare tutto il possibile. Accettiamo questa offerta, molto molto bene. Può arrivare. Può arrivare Andrea Carboni, 68 di overall. Difensore che può fare anche il terzino sinistro, quindi si piazza perfettamente in difesa da noi. Giocatore che come ruolo io offrirei un turnover. Va benissimo. 5 anni. Accettiamo. Senza clausola. 5-7, toglierei il bonus delle presenze. Lo rimanderei così, vediamo se arriva. 5-7 e Andrea Carboni è un nuovo giocatore del nostro Venezia. Secondo me è un buon acquisto. Un acquisto che sicuramente farà comodo alla nostra difesa. Più che altro perché, come dicevamo prima, ragazzi, in difesa non abbiamo nessuno. Letteralmente, quindi due difensori in più
potremmo anche prenderceli. Ragazzi, per questo episodio potrebbe essere tutto. Noi ci vediamo in live sulla piattaforma Viola. Vedremo la semifinale, sicuramente ce la giocheremo. Contro il Fortunato Steldorf spererei di giocare anche la finale del torneo precampionato, e arriverei alla Coppa Italia. Vediamo se poi magari giocarci anche la Coppa Italia con la Samp. Non penso in realtà, perché in mezzo ci sarà parecchio mercato da fare. Piccolo recap per ciò che abbiamo fatto oggi: abbiamo già venduto qualcosina, stiamo trattando Bjarkason in prestito al Tondela, e abbiamo comprato Andrea Carboni per 2 milioni e 8. Secondo me è un giocatore interessante, può far bene, può crescere molto, e soprattutto ci serviva un difensore in più, quantomeno adesso, nel senso che proprio non avevamo difensori, ne avevamo solamente due. Per quanto riguarda il nostro calciomercato, ci servono difensori centrali, potenzialmente un centrocampista in più, dovesse andare via Jacopo Nedezi, ed esterni. Esterni ci servono per forza. Quindi vedremo nel prossimo episodio cosa fare col mercato. Mi raccomando, qua sotto nei commenti bombardatemi di suggerimenti, ovviamente li andrò a seguire tutti. Aspettiamo giusto che i nostri osservatori tornino, perché tanti sono impegnati. Abbiamo il nostro staff primavera impegnato in Italia e negli Stati Uniti. Nel prossimo episodio vedremo anche i primi resoconti. Abbiamo questi talentini qua dalla primavera, ma tanto talentini, secondo me, detto tra me e voi, no. Non sembro. C'è giusto Beaton che può sembrare interessante, secondo me come CC, secondo me come CC, però qui ovviamente resto a voi. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Per chi è in live, non scappate, che andiamo a fare un bel raidozzo. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Mi raccomando, tutti i link in descrizione, e ci vediamo altri giorni, magari per giocare a qualcosina assieme, adesso che ovviamente ho la Play 5. Alla prossima, ciao ragazzi.